maestri del gusto sono laureati in scienze e tecnologie alimentari, laureati in scienze gastronomiche, che hanno una cultura dal punto di vista della nutrizione umana e alimentazione, ma sono anche educatori, quindi c'è questo doppio ruolo. L'educazione alimentare, un gioco da ragazzi, grazie a Madegus, spin-off dell'Università di Parma, chiamò sui primi passi nel 2009 grazie alla sinergia col colosso parmigiano Barilla, promotore da tempo di Geocampus, alleanza educativa tra azienda, comune, ateneo, CONI, ufficio scolastico regionale e CUS, che praticamente durante tutto l'anno propone per i più piccoli attività motorie con un occhio di riguardo ai corretti stili di vita, compresi quelli a tavola. Il core business di Madegus si basa sui progetti di educazione alimentare che vengono portati avanti principalmente dai nostri maestri del gusto e non tutti sono portati per fare i maestri del gusto, perché oltre a sapere le nozioni di buona alimentazione bisogna avere empatia con i bambini. Madegus significa proprio maestri del gusto, figura professionale inventata dallo spin-off per insegnare attraverso l'omino H2O e tanti altri giochi l'importanza di una corretta alimentazione, con risultati significativi per l'intero territorio, visto che dal 2008 al 2012, ad esempio, il numero di bambini coinvolti che hanno imparato l'importanza della colazione al mattino è salito dal 78 al 92%. Abbiamo creato strumenti appositamente creati per giocare con i bambini e insegnare l'educazione alimentare attraverso il gioco. Partita con i piccoli di terza elementare, Madegus oggi propone diverse attività per ogni classe d'età anche nelle scuole cittadine, nell'ambito di un altro progetto in collaborazione con il comune, anche se l'elenco delle iniziative portate avanti è ben più lungo e conta persino il lancio di quattro applicazioni sulla stagionalità di frutta e verdura, realizzate grazie alla multinazionale Buongiorno, e la ricerca di privati in ogni angolo del paese pronti ad investire in nuovi progetti. Il nostro progetto, diciamo, principe è Geocampus, del quale collaboriamo appunto dal 2009. E facciamo lezioni di educazione alimentare nelle classi terze, quarte e quinta di tutte le scuole di Parma. Poi, grazie all'Università di Parma, collaboriamo con il Comune di Parma, con un progetto dal nome Benessere a Tavola. Un progetto molto importante poiché seguiamo i bambini durante il pasto e nel dopo mensa per affiancarli in un momento così importante per la loro crescita alimentare.